oggi, insomma, stiamo preparando una cosa molto, molto, credo, particolare. Grazia Guerra è qui con noi, perché si fosse sintonizzata, e stiamo preparando un piatto di spaghetti, cozze e fagioli. Vogliamo procedere a vedere come si prepara? Prepariamo subito, diamo il via. Allora, io vengo lì da te ad accenderti i fornelli, perché con i forni ad induzione abbiamo sempre qualche problema. Allora, questa la mettiamo qua, accendiamo, gli diamo un po' di bio bio, come si dice in questi casi. Quanto lo mettiamo? Circa metà, un fuoco lento? Medio, vai, medio, poi dopo medio. L'abbassiamo. Dopo ovviamente. L'abbassiamo, allora, esatto. Tanto cominciamo così. Facciamo soffriggere l'aglio nell'olio extravergine. Quindi hai messo 6 spicchi d'aglio, 6 spicchettini piccoli, beh no, sono 1, 2, 3, 2. No, allora, sono 2 spicchi d'aglio che praticamente sono stati tagliuzzati. Mettiamo un pochino di prezzemolo, lavato, già tritato, eccetera, eccolo qua, e facciamo soffriggere il tutto. Eccolo qua. Allora, prezzemolo e aglio, c'è intanto. Abbondiamo, diceva Totò. Abbondiamo, prezzemolo. Sai che prezzemolo è un veleno? Preso in quantità, diciamo... Ah, sì, sì, lo so. È un veleno. Esatto. Tipo cicuta. Quindi fai il bravo, altrimenti ti appena... Faccio il bravissimo, cara Grazia. La cosa importante è non... imbiondire l'aglio, così anche le verdurine che ci mettiamo, mai farle bruciare, perché in quel caso... oltre ad essere un veleno, se n'è tanto, ma diventa comunque un veleno perché brucia e quindi diventa tossico. Perfetto, ecco, allora, quindi dobbiamo stare attenti a questa cosa. Esatto, non bisogna farlo bruciare. Come si spezza? No, adesso qua stiamo commettendo un omicidio, uno spaghetticidio. Uno spaghetticidio. No, da noi si spezza, diciamo, è una cosa che facciamo spesso. Vabbè, io lo fa anche, ogni tanto faceva anche mia moglie, perché usando delle pentole magari piccole e basse, dici io lo spezzo per comodità. Per comodità, no, lo spezzo. No, le ho assolutamente proibito di fare questa operazione, perché a me lo spaghetto piace. Vedrai che da oggi tu farai spezzare. Allora, vediamo un attimo come la nostra Grazia spezza gli spaghetti. Ecco, facciamo così, ovviamente tu ti dai... questi 3 o 4 centimetri, esatto. 5. Ah, tagli... Ah, ma proprio gli togli un pezzo. Ah, tutti così? Tutti così. Ah, pensavi che poi il resto lo mangiavi intero? No, così. Ah, quindi sono pezzettini da... Eccolo qua, più o meno così. Ma non devono avere una... diciamo che sono precisi. No. Dobbiamo abbassare? Così. No, no, facciamo stare così per il momento. Facciamo stare un altro poco così. Bene. Poco, poco di... ma pochissimo. Abbassiamo un attimo, perfetto. Continuiamo a spezzare la pasta, cioè non è che devono essere precise, no, no, certo. Centimetro preciso. Però così, in questo modo, mi stai dicendo che si possono mangiare col cucchiaio. Certo. Cioè, teoricamente anche, sarebbe anche più comodo. Bravo. Teoricamente, anche perché poi, dai, il gusto di prendere lo spaghetto e rotolarlo nella forchetta, dove sì, lo mettiamo? Sì, però per i tipi come me, spaticati, è meglio così, che fai una fatica in meno. No. Vedi, guarda, io ho preso, credo, siano 400 grammi. Più o meno, più sì. Più o meno, Facciamo a occhio così. Occhio, no, visto che abbiamo tante cozze, abbiamo tanti pomodori, infatti, tanti fagioli, ecco. Possiamo fare un bel condimento. Spaghetto spezzato, eccolo qua. Appena sarà... pronta l'acqua che bolle, la buttiamo giù, la caliamo, come dite voi da queste parti? Cioè, butta giù la pasta. Ma perché la butti? Uffa. La butti, è perché buona. Se butta nell'acqua. No. Allora, noi intanto stiamo facendo soffriggere l'olio, cioè l'aglio nell'olio col prezzemolo. No, stavo guardando... Facciamo imbiondire, ecco. Stavo guardando se, visto che magari possiamo fare... Che vuoi fare? Un paio di cotture, usare anche un altro tipo di... Se troviamo il tempo facciamo un'altra cottura. Perché qua, vedi, abbiamo un po' di pasta, non so. Ah, volevi fare... Fusilli... attenzione che cade questo. Cadono le conchiglie? Le conchiglie. Abbiamo allora. Delle penne, abbiamo dei fusilli lunghi bucati. Vabbè, vediamo un po'. Ma quanta un po'... pasta che avete! No, troppo. Vabbè, ma pasta è un piatto tipicamente mediterraneo. Poi noi, con i carboidrati, noi facciamo, organizziamo... spesso e volentieri a casa di amici la sagra del carboidrato, nel senso che ci sono dei primi che fumano tra tortelli, lasagne, cappelletti, quella è la sagra del carboidrato e questo avviene regolarmente, caro Luca, magari tu non lo sapessi, a casa di Renzo e Nanno Zani, quello te lo potevi immaginare. Vabbè. Insomma, fate spesso le cene, cenette, pranzi. Ah, come te devo dire, mosse, vede, No, guarda che ti trovo...
No, guarda, forse l'unica cosa che sono dimagrito, forse vedi la punta di questa unghia. No, ti trovo più magro rispetto alla volta scorsa. Quanto tempo fa sono venuta qui? Qualche mese, forse maggio, aprile, maggio. Non ricordo con precisione. Sei venuta con due ballerini. Sì, esatto. Penso più di un paio di mesi, quindi... Sì, no, maggio, giugno, aprile, maggio, quindi sì, no, sono di più, siamo in settembre. Sei dimagrito, io aggiungo i pomodori, guardate. Vai allora con i pomodori, aggiungiamo i pomodori. Mi devi aumentare un tantinello il calore. No, anche perché non ho capito fiamma. Perché si è spento. Ah, si è proprio spento. Ecco qua, adesso è aumentato. Sì, perché se tu lo sposti, non è il fuoco che continua ad andare. Così qua. Sta bene però. Così sta bene, sì, si vede che sta già andando, adesso è il massimo, lo abbassiamo un po'. Ok, adesso così va bene. Quindi, sta friggendo prezzemolo, olio d'oliva, extravergine, due spicchi d'aglio, quindi abbiamo insaporito un po' tutto, dopo questi spicchi d'aglio li tiri via. Perché sì, se ti arrivi in bocca piace. Una roba del genere, cioè, dopo abbiamo scappato. Infatti non ti devi stare più, devi stare lontano. Io però ce lo faccio stare fino alla fine della cottura di tutti quanti gli ingredienti. Giusto, e poi li questi insaporiscono bene. E di solito dopo, quando si sono imbionditi, li tolgono. Io però preferisco che lasciarli perché restano comunque, da ancora più sapore agli altri ingredienti. Insomma, si unisce agli altri ingredienti. Giusto, io poi sono un grande amante dell'aglio. Pure io. Peccato però, che dopo... Lo so, dove... Non possiamo baciare. No, vabbè, bisogna che lo mangiano tutti e due. Se lo mangiano tutti e due, dopo nessuno avverte più il sapore. Il problema è se all'altro non piace. Se all'altro non piace, siamo rovinati. Siamo rovinati. Adesso facciamo cuocere un pochino il pomodoro. Quanto tempo? Ma 7-8 minuti. Va bene, ogni tanto da mescolare? Esatto. Ogni tanto da mescolare. Sì. Vuoi che stia io qua a mescolare e tu vai a cantare la canzone? E io vado a cantare, dai, non mi rovinare la ricetta. No, no, mescolo io. Al limite abbassi un po' se vedi che insomma, è troppo... frigge troppo. Luca, ci puoi allungare il microfono, per favore? Veniamo verso di te. Il microfono, dimmi quale canzone che la nostra regia la va a cercare. Allora, la canzone che vi faccio ascoltare adesso e fa sempre parte di questo nuovo lavoro discografico, Soy la Rubia, è il titolo del CD, mentre la canzone che vi voglio proporre in questo momento si intitola Brindo. Brindo? Brindiamo. Allora, hai fatto bene a ricordarmelo, perché adesso con un piatto del genere... Dobbiamo forse brindare. Dobbiamo fare un brindo. Andiamo a prendere un prosecco, perché secondo me bianco ci sta frizzante? Sì. O consiglio un rosso? Lo sai che non sono esperta, però penso che ci vada bene più il rosso. Più il rosso? Sì. Con le cose, va bene, dai. Allora, andiamo a prendere un rosso. Intanto l'abbiamo lì, vedi, abbiamo anche un prosecco. Ce l'abbiamo? Ma che si dice un buon prosecco bene? Dai, bianco frizzante con quelle cose. Dai, hai ragione, perché c'è il pesce, quindi c'è il pesce. No, vabbè, ci sta anche il rosso. Però sai perché ti dico questo? Anch'io sono un grande intenditore di vini e di abbinamenti, però sono due giorni che usiamo del rosso. Oggi andiamo a sentire il maschio, il maschio delle cantine trevigiane, delle cantine riunite, lo vediamo là, lo andremo a mettere in frigo così lo berremo bello frizzante. Quindi per voi Brindo, la voce di Grazia. Mi raccomando. Vado lì, mescolo io. Voglio vai, volume Grazia. Regia, molto. No, non ti acerques, por favor, deja de pensar en mí. Ni un minuto necesito io de ti. Quarteto!
brava la nostra Grazia, vieni qua, vieni qua, lasciamo qua, non è un problema. No, grazie, stavo dicendo, è un merengue questo quasi, giusto? Sì, è un merengue velocissimo. Velocissimo, a 200... Allora, aggiungiamo. Te l'ho tenuto mescolato, hai visto? Bravo, bravo. Aggiungiamo? Aggiungiamo questo, piano pianino. Ma quante? Queste adesso, a Napoli si dice, si ammosciano. Ah, si ammosciano. Diventano più piccole. Conosco anche altri amici, insomma, vista l'età, visto... Vabbè, succede. Malpensante. Dai. Ma come malpensante? Sei no, malpensante. Diamo del gas, va. Ecco, bravo. Aggiungiamo perché adesso queste cozze devono entrare. Devono cuocere. Cuocere. Anche perché, nonostante siano controllate, tutti i frutti di mare è sempre consigliabile. Però sai che sono più sicure queste che non quelle... Ah, lo perché so. Sono surgelate, ovviamente. Esatto. Tu pensa che un caro amico è stato sul punto di andare all'aldilà per il semplice motivo che aveva accettato in dono da un amico delle uova, quelle coltivate, cioè di galline magari che aveva nel proprio pollaio, magari non controllate, e il rischio di una salmonellosi è molto molto evidente. Allora, ti arrivano delle febbre a 41, delle infezioni intestinali incredibili che se non curi immediatamente ti possono portare veramente. Quindi qualunque cosa acquistate, soprattutto i prodotti che possono trasmettere dei batteri pericolosissimi, insomma siate sicuri che siano controllati, e nei supermercati ovviamente questo avviene. Le uova, soprattutto proprio per questo rischio di salmonella. Però per i privati come si fa? Per i privati, se tu c'hai delle galline a casa, prendi le uova e le usi, no, magari nella maggior parte dei casi non succede niente, ma se magari la gallina si ammala, chi la controlla? Chi lo sa? Quindi è meglio non averle in questo caso? No, nel senso che andrebbero controllate, bisogna ogni tanto fare degli esami per vedere se sono affette da salmonellosi. Ecco, questo è un consiglio da prendere in considerazione. Esatto, come del resto le cozze, non andate a prenderle magari vicino a delle fogne, perché a volte li coltivano, anzi lì crescono veramente alla grande. Dice che perché trovano materiale organico di cui nutrirsi, però se negli scarichi sono presenti gli escherichia coli e tanti altri batteri, dopo succede che vi ammalate. E dopo stai già togliendo l'aglio? Sì, mano a mano, perché mi sto accorgendo che... Che? Si nasconde bene insieme alle cozze. Vabbè, ma noi dai, lo stesso, se non riesci a tirare fuori, quando le mangeremo ci proveremo noi. Ecco, quindi, allora, per chi si fosse sintonizzato, guardate questo piatto tipicamente mediterraneo. Ma mediterraneo. Che dico mediterraneo? Tirrenico, ma che dico tirrenico? Napoletano, ecco, Golfo di Napoli direttamente. Beh, anche se, comunque, anche a Taranto spesso si cucina questo piatto. Ah, vabbè. Del sud, un piatto... Tipico del sud, con tante cozze, ma del sud. Esatto, tante cozze. Tantissime. Insomma, quindi dopo... sì, no, devo dire... No, che... sai perché sembrano? Perché io a casa ho un padellone così grande, quindi sembrano di più sicuramente perché per il sono fatto molto che... addensate. Esatto. Bisogna usare il padellone più grande. Più ovvio grande. Che con il microonde questa cosa non è possibile. Intanto, sì, abbiamo 70 minuti, però provvediamo a scaldare l'acqua. Sì. Questo quanto deve cuocere ancora? Altri almeno 7-8 minuti devono cuocere. Perfetto. Abbondiamo, allora. Va, facciamo pure 10. Facciamo 10 minuti, sì. Vedo che le cozze si stanno già restringendo. Esatto. Che vogliamo fare adesso? Ascoltiamo un'altra bella canzone? Sì, vuoi cantarla tu o vuoi che mandiamo un video? Mandiamo c'è un video, video tuo? Ecco, c'è un video tuo. Mandiamo un video, così intanto finisco di fare... di controllare, perché tu rischi che te le mangi mentre si cuociono. Può essere. Sono molto goloso, cara Grazia. Allora, no, c'è un video nuovo tuo che porta il titolo di... Non re, vogliamo spendere due parole per questa canzone? Tra l'altro no, lo dico alla regia, lo trovi già nella timeline. Sì. Nurre, che poi sarebbe un... Un re. Esatto. Sì, sì, no, dico, c'è la traduzione. Esatto. Vedi i sottotitoli, pagina 777. Di televide. Allora, vorrei spendere due parole per questo video, perché la canzone, tu non la conosci ovviamente, come sicuramente gli amici che stanno a casa, non molti la conoscono. L'hanno già sentita. Sì. Nurre è dedicata, è un omaggio che abbiamo voluto fare insieme a Mario Simeoli, l'autore e l'arrangiatore, e Saverio Carpine per quanto riguarda la parte letteraria e il testo. E abbiamo voluto insieme omaggiare la grande Totò. Ah. Totò.
era definito il principe della risata, che poi lui era sangue nobile, no? Ovvio. E praticamente Antonio De Cortes, principe di Capri. Per noi, diciamo, penso un po' per tutti, non era un principe, ma era un re. Era un re. E io ho avuto la fortuna di conoscere anche la figlia di Totò, Liliana, che appena ha sentito il pezzo ha voluto innanzitutto subito rilasciare delle belle parole che mi hanno veramente emozionato, veramente è stato un momento magico per me, perché detto dalla figlia di Totò, l'erede di Totò, delle parole come è la prima canzone dedicata a Totò che mi ha colpito in particolar modo e che trovo molto elegante per il fatto, perché poi ascolterai magari la canzone se ti va. Che non si nomina mai Totò, non si dice mai il nome di Totò. Però lo lasci intendere. Esatto, si intuisce subito. Lei l'ha apprezzato molto questa cosa e ha voluto partecipare al video. Infatti la vedremo nel video. La figlia di Totò. La figlia di Totò. Liliana? Esatto. Che salutiamo. Io sai che sono un grande amante del calcio, quando ho detto onore a Napoli ho pensato a Maradona, a Higuaín che non c'è più, a Milik. Higuaín il traditore? O traditore! Ma pensa te, poi non lo fanno giocare, dai, cioè vabbè, incredibile. Comunque, vabbè, no. Quella è stata una carognata verso ma il no, Napoli. Ma no, ma che carognata, chi c'è il soldo? È stata una malvagità. Dai, ma guarda, credo che sia meglio così, perché quest'anno la Juve, te lo dico io, da tifoso juventino, non vincerà lo scudetto, ma lo vincerà il Napoli. Qui lo dico le al 20 di settembre. No, ma va a finire così, perché loro sono motivati, perché si sentono, come dici tu, insomma, un po' defraudati esatto. da questo tradimento, e loro ci metteranno il massimo. Hanno un bravo allenatore e sono convinto che invece la Juve, con tutto quello che ha speso, ci sono già dei casini all'interno dello spogliatoio, perché tu giochi, io non gioco, perché tu guadagni di più, io guadagno meno, e queste cose. Da buona tifosa napoletana posso fare una cosa? Dimmi. Ti. Sto dicendo che vince il Napoli scudetto. No, allora no a te. Ai cattivi, insomma, ai quelli cattivi. Che insomma ci hanno portato via, come si chiama? Higuaín, e poi comunque che insomma, voglio dire, io non mi intendo via, di na- io ma non dai, soldi, se n'è andato. Ma lo sai. Non è che se lo sopportare, lui se n'è andato, punto. I soldi. Scusa, se me adesso voglio dire. A proposito di Totò, diceva la morte sacra è una livella. È vero. Quindi i soldi, ma tanto ce ne avevi già tanti, no? Caspita, uno in più, uno in meno. Ma non era per lui, dai, i soldi non c'entrano con lui, c'entrano il Napoli che la Juve che aveva bisogno di. È un discorso troppo lungo, mannaggia. Però hai ragione, la vita è una livella. Anzi, dopo tu lo parli bene, hai detto napoletano. Certo, sono napoletano. Dopo vado a prendere il testo della livella. Ma è la sua memoria. Ah, la sei a memoria? Sì, sì. Allora, no, dai, tanto abbiamo tempo. Se la sei a memoria, mentre cucini questo timido piatto napoletano, mi regi di livella. Abbassami un poco qui. Abbasso un po', volentieri. Sì, sì. Posso cercare di imitare un po' il napoletano? Certo, mi piace devi assolutamente. È una melodia il napoletano, è una lingua, non è un dialetto. Ogni anno. Il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare questa crianza. Ognuno ha dato a me questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo mormorio di Vicenza. Stanna mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Maronna. E si ci pensa, che paura. Ma poi facette un'anima e coraggio. Ho fatto e chista, statemi a sentire. Si avvicinava l'ora da chiusura. Io, tomo, stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il loculo mormorio di Vicenza. E poi qua non mi ricordo più. Qui muore il... Loculo mormorio di Vicenza. Proprio attaccata a tomba il suo signore, c'è stata nota tomba piccerella. Abbandonata, senza manco un fiore, per segna sulla mente una crucella. E a coppa tutta, appena si leggeva, Esposito Gennaro nel turbino. Guardandola che appena mi faceva, stu mort senza manco non lumina.
Mentre fantasticava questo pensiero, si era già fatto quasi mezzanotte e gli rimanette chiuse, prigioniere, morte paura, annanzi cannelotto. Tutta una tratta che viga lontano. Mezzanotte non c'è. Tutta una tratta che viga lontano. Due ombre, avvicinarsi a parte mia. In questo fatto non c'è perché chiara. Sto inchisciata, Rorma, o è fantasia? Ah, che fantasia. Ero marchesa, cotuba, caramella e copastrana. Chi l'ha da presa a essere un brutto arnese, tutto fatente, e con una scopa a mano. Potevano stare quasi a una palma, quando un marchese sa buttare le botte, sa gira tomo tomo e calmo, dice a Don Gennaro. Giovanotto, da lei vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente. Far dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, era l'altro. Signor Marchese, non è colpa mia. Io non v'avesse fatto questo torto. Mia moglie è stata a fare questa fessaria. Io che potevo fare? Si era morta. Se fosse viva, mi faria contenta. Pigliasse la casciolella che qua tossa e proprio mi obbi in questo momento mi trasessa rindana da fossa. O Marchese. E cosa aspetti, o turpe malcreato? Turpe malcreato. Che l'ira mia raggiunga l'eccedenza. Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Tu qua... È troppo lunga. Tu qua Natale vasca più famiglia, tu vuoi mettere un capo in da cervella che sei malata ancora di fantasia. A morto sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'omma. Trasendo sto cancello ha fatto conto che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto? Perciò stiamo a sentire un forestia, supportami vicino che ti importa, sti pagliacciati che fanno sulle vive. Noi siamo seria, appartenimmo a morte. Brava, no, certo che... Grazie. Complimenti, grazie. Beh, ecco perché io amo Totò, mi è rimasto nel cuore da sempre. No, da però questa non mi ricordavo, sai che fosse così lunga? Lunga, se no me la facevi fare. Vabbè, allora, rimandiamo la pubblicità, anzi no, sì, rimandiamo la pubblicità anche sulle 11.30, ci ascoltiamo Nure, dedicata a Totò, immagini del video con Liliana De Curtis. Esatto, io nel frattempo aggiungo i fagioli. Ah, ecco qua, vediamo un attimo, aggiungiamo i fagioli. A questo... fagioli. Madonna, ma diventa per un condimento per un chilo di spaghetti. Hai fatto un po' troppo, no? O no? Io ho preso la ricetta pari come mi è stata consigliata. Va bene, allora, sarà un piatto bello corposo. Allora, mandiamo Nure, poi al termine di Nure, direttamente la pubblicità. Grazie guerra, Nure. Tornare per te poter incontrare, ma ossai avete un'occasione, chissà se avesse conosciuta te. Ci tiene sempre all'era tra miseria e nobiltà, ricissa morte na bella, ma no perché è grossa come te. Niente e nessuno te può assomigliare, con quella maschera sul viso che forse ti ha regalato a te, per presentare una bella a tutto il mondo con semplicità. A nascondere non malgonare sada sulla cusina di un amore, tu sei così speciale, per me non sei un principe ma un re. Un giorno pensassi tra te e te, o
oggi a Napoli voglio tornare. Io resto si pari in coppa vita tua e torna a Catarabusa. Niente nessuno da può assomigliare con quella maschera sul viso. A nascondere non male con una risata, sulla cussi di un amore. Tu sei così speciale, per me non sei un principe ma un re. A nascondere